Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su LeonTube. Eccoci qui nel round 3, il faro del Gran Premio per la Electric R Volkswagen. Ma andiamo a vedere prima come è finito il round 2 qui da noi. Eccolo qua, ancora primo nel round 2, tier 5, quindi livello 5. I secondi distaccati di molto, di 8 secondi, quindi non si stanno impegnando, anche se qui, questo qua, addirittura ha potenziato l'auto, portandola alla seconda stella. E allora andiamo a vedere un attimo la pista, il faro, andiamo a vedere i premi. I soliti premi di allenamento, ho già fatto un run, 52 tempo altissimo, no, 47,8. Ok, abbiamo i soliti 25 token, derapando per 300 metri, battere il tempo di 50 secondi per avere 25.000 crediti, battere il tempo di 49 secondi per avere una busta con dentro la possibilità di prendere un progetto al completamento di tutti, altri due progetti. Per la Volkswagen Electric R. Intanto, come solito, sappiamo che abbiamo quattro tentativi per allenarci, dopodiché abbiamo molte possibilità in carriera. Ad esempio, nel capitolo 1 ci sono ben quattro stagioni: la Gires, la classe D Rookie, la classe C Novice e la Camaro. Tutte lo stage 7, tranne per la classe C Novice, che è a livello la gara 9. Le altre la gara 7. Poi ne abbiamo nel capitolo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben 8 possibilità di allenarci in questa pista. Le stagioni Eurotracks, gara 8, stagione BMW, gara 12, stagione Aston Martin, gara 6, stagione British Season, gara 9, stagione Fire and Lighting, una delle ultime, gara 4, stagione Ford, gara 6, stagione Euro Rebels 9, gara 9 e stagione From North to Sud, gara 1. Poi ne abbiamo ancora anche nel capitolo 4. Ce ne sono altre 4, ma avete l'imbarazzo della scelta. Andiamo a vedere un attimo insieme per farvi vedere giusto come trovarlo più semplice. Capitolo 1, come dicevamo prima, Gerez è questa qua, vedete? Gara 7, eccola qua, però questa non sembra essere il faro. Allora qui è indicato male. Andiamo a vedere Fire and Lightning, fuoco e fulmini. Vediamo qui se c'era. Eccola qua, gara 4, il faro, quindi potete farla tranquillamente qui. Allora non erano proprio tutte esatte quelle che ho detto, ma in linea di massima le potrete trovare. Comunque per farvi vedere, una è qua da fare. Ora andiamo insieme a fare gli altri tre allenamenti dell'evento speciale Grand Prix Round 3. No, ho sbagliato. Pista fatta e rifatta più volte, ovviamente con auto diverse cambia di un po', non è sempre uguale. 52.349 il tempo da battere, il tedesco si è sbilanciato subito con questo tempo, un tempo altissimo. Probabilmente qui giocano senza impegno, senza interesse, troppo. Oppure sono giocatori inesperti. Ora dobbiamo tenere d'occhio gli altri che hanno l'auto del nostro livello e quello che l'ha potenziata del livello superiore. Però diciamo che sembra abbordabile, la chiave sembra vicina. Anche se mancano ancora 4 gare, quindi ogni gara sappiamo essere 2 giorni. Derapiamo un po' per non sbattere, possiamo usare anche lontanissimo. Lenta a caricare, 47,5. Tempi sono alti, ragazzi, anche i miei tempi sono alti.
Tanto abbiamo preso anche l'ultimo, quel premio là. Manca la derapata. 300 metri di derapata. Proviamo a farla in questo allenamento per prendere i token. Anche se sono pochi, non fanno mai male. Facciamo quindi questi due tentativi, gare corte, questi due allenamenti e un tentativo. Ok, vediamo quanto faccio di derapata, ora lo tengo d'occhio. Vado a fare 300 metri, già sono 231, ok, perfetto, pelo pelo, ok, ora derapiamo all'ultima sinistra, ci manca 60 metri, questa facciamo anche tutta così, infatti, mamma mia, tempo alto, proprio preso i token, quelli là, obiettivi facili per il momento. In alcuni gran premi sono un po' più difficili, poi dipende magari andando avanti nei round se può aumentare o diminuire il livello. Così a memoria mi sembra che andando avanti il livello sia sempre un pochino più difficile da fare, ma magari mi sono trovato io male. Ok, ultimo tentativo. Bella derapata. Partiamo di slancio. Prima ero partito peggio. Cerchiamo di non atterrare nel prato, ma direttamente nella strada. Ora derapiamo un bel po'. Ok, come prima. Perfetto, saltata. Ok, andiamo a vedere. Caricarla. Ok, parata. Fatta dritta. 800 ancora. Dritto per perdere molto tempo. Andiamo a fare il primo tentativo di gara, quindi senza preoccuparci del drift. Ok, eccoci qua, tre tentativi rimasti. Facciamo il primo. E poi basta. Nel round 2 avevo fatto due tentativi, me ne era rimasto soltanto uno. Stamattina avevo provato a farlo un po' nel finale, visto che ero migliorato un po', per stare più tranquillo. Quindi per questo round 3 mi tengo due tentativi da tenere alla fine. Che è buono così. Andare meglio col nitro, diciamo. Ho preso un po' male quella rampa. Mamma mia, faccio sempre meglio in allenamento, incredibile. Comunque 47,9, dai, lo teniamo per buono. Forse dovevo evitare il 360, non lo so. 47,5 in allenamento, potevo far meglio ancora. Comunque, ora cercherò di migliorare ancora. Avete visto quindi il round 3. Ci vediamo presto per vedere come andrà a finire. Ciao a tutti!